Ciao a tutti. Senti, cosa fai di bello? Sto ritagliando le figurine che mi ha dato il professore. Ma senti, ha fatto questo album di storia. Album delle figurine? Sì. Ma senti, ma in che classe sei? Quinta BG del Bodoni Paravia. Quinta elementare? Quinta elementare, esatto. Ah, ecco, mi sembrava. Ma come mai sei, diciamo, hai avuto uno sviluppo ormonale precoce con quella barba, bambino? Bambino? Purtroppo bambino. Sì, è una malattia genetica, anche mio padre. Sì. Ah, ecco. O sei stato bocciato tante volte perché giochi con le figurine? Anche quello. Due anni sono stato bocciato perché giocavo con le figurine. Ah, bene. Senti, e queste figurine di che cosa parlano? Di calciatori? No, della storia, perché sono un bambino molto acculturato. Ma va, ti interessa la storia? Ah, abbastanza. Ma la storia al giorno d'oggi non interessa a nessuno, Daniele. Come no? A cosa serve la storia? Peccato. Ma cosa serve? Serve per sapere la storia del nostro paese, del nostro mondo, degli errori che si sono commessi. Ma scusa, Daniele, adesso io non voglio fare l'avvocato del diavolo. Ma la storia... Ma la storia è andata piuttosto male, ci sono un sacco di guerre, è triste la storia, non è una molto bella cosa. È triste, però appunto imparando si impara, quindi noi studiamo gli errori, sbagliando si impara, sono ancora in quinta elementare. Certo, sì. Cos'è che sbagliando si impara, quindi studiando gli errori che si sono commessi, uno può imparare a non commettere più, insomma. Speriamo, allora... C'è una sola soluzione, secondo me. Tu dovresti diventare presidente, un presidente di qualcosa, del mondo, così, che ha studiato la storia e così non fai gli stessi errori, giusto? Presidente del mondo mi piace come... Allora, vote for president Daniele. Vote for Daniele. Sì, vai, vote for president.